Addirittura due? Ah, ma c'è una nuova missione oltre al tutorial. Andiamo prima a fare il tutorial, così vediamo la nuova arma. Ok, e la spara ragnatele. Niente più, niente meno. Peccato che non fanno colpi potenziati, tipo tieni premuto e fai un colpo più potente. Però andiamo a vedere Spider-Man dei cattivi che cosa fa. Vediamo, allora. Gru, che ci fai qui? Il gioco ha detto che c'è un'arma nuova. Il gioco mi ha detto che c'è un'arma nuova. Forse dirmi come funziona? D'accordo. Beh, questa pistola spara delle ragnatele che fanno appiccicare le cose. Chi l'avrebbe mai detto? Pistola spara ragnatele. Beh, molto originale. Sì. Esatto. Dare i nomi alle armi è proprio una tua specialità. Wow, grazie. Mille. Se ti piace il nome, aspetta di vedere che cosa può fare. Chi lo avrebbe mai detto? Secondo me spara ragnatele. La pistola spara ragnatele ferma per un momento la rotazione degli oggetti. Ok. Come questi cosi girevoli. Così sti puoi cosi. Saltarci sopra. Se ti servisse eliminare la ragnatela, puoi sempre usare un raggio congelante. Ok, ma... scusami, capiamoci un attimo. Non è vero. Forse intendeva... tipo su... nemici umanoidi? Ah no, rimane sempre la ragnatela. Ah, pensavo sparisse col tempo, invece no. A parte che ci mette un attimo a scomparire nonostante gli spari con la cosa di ghiaccio, eh. Ecco qua. Perfetto, quindi rimangono fissi. Ottimo, ottimo da sapere. Vediamo il prossimo. La pistola spara ragnatele, ferma anche i nemici come i Robobot. Sparagli facendoli finire nella botte, ti piacerà. Nella botte? Scusami, Non ho capito, io ho appena sparato. Forse intende che devo sparargli al cingolato. Non ho capito. Kaboom. Boom. Quindi devi essere mega preciso e colpire solamente la bocca del cannone. Ok, ha senso però. Non è che è stato molto preciso prima, Vabbè, proseguiamo, vediamo cos'altro fa. Basta, finiti gli utilizzi. No, cioè, ci sono ancora i minion. Bene, adesso vediamo se è valsa la pena registrare tutti i miei fiacchi consigli. Usa tutte le tue armi per raggiungere e raccogliere quell'oggetto laggiù. Quale oggetto laggiù? Se solo... Allora... per qualche motivo non si muoveva più la visuale. Allora, iniziamo bloccando questo, poi colpiamo il cannone. Ecco fatto. Ah, proprio. Ok, non posso neanche toccarli. Kaboom. Attenzione. Prendiamo quell'oggetto laggiù. È tutto mio. È tutto mio. Chi ha registrato questo? Vocale. Aspetta. Ecco qua. Poi pistola. Pistola congelante. Beh, è stato molto facile. E vai. Ok, ora sui minion. È ora di fare ragnatele di scagnozzi. Ma prima sali su quel pulsante. Ok. Tieni quel pistone in posizione per fare un ponte. Ecco che torna comodo uno scagnozzo appiccicoso. Ordina un singolo scagnozzo di mettersi di fronte al pistone e colpiscilo con la pistola sparare. Ma poverino. Quindi sali un'altra volta sul pulsante. Ma povero, ma dai. Lo usiamo come una gomma da masticare. Ma poverino. Capisco che è il suo lavoro, però...
A parte usa che così anche uno schieramento è compenetrato dentro. Se devi fermare oggetti più alti o più grossi. Sì, va bene. Ecco qualcosa che ho atteso con impazienza. Ovvero? Sali sul pulsante per attivare il dispensatore di bombe lassù. Ok. Ti serve una bomba per distruggere la parete che blocca la porta. Certo. E credo di sapere come si fa. Con un minion appiccicoso gli spari una bomba. Ah no, lo fa un trampolino. Quindi sali di nuovo sul pulsante di espulsione della bomba. Questa è stata... non me l'aspettavo. Ok, questa ha vinto il gioco. Funziona anche per me, che bello. Un trampolino intricato! Funziona! Potresti impostare una serie completa di trampolini se dovessi saltare oltre un oggetto più di una volta. Beh, sì. Ha senso. Questo è quanto. Tutto chiaro? Ragnatele? Intrighi? Sì. Puoi tornare e rifare l'addestramento ogni certo. volta che vuoi. Tutte le volte. Chiaro, però, una volta al giorno torno. Tutte le stesse cose se ritorni. Sfortunatamente il tempo e le risorse ci permettono di creare solo una serie di voci per la zona del tutorial. Mi dispiace. Ok. Volevo solo un attimo capire una cosa. So che se non ce l'ha fatto vedere vuol dire che non succede nulla, però davvero non hanno creato nulla? Forse vale come muro? Cioè forse vale come muro alto di cose appiccicose? Beh, abbiamo trovato un quadro. Però a questo giro, invece che andare subito avanti, scusa un attimo, volevo vedere i vestiti che abbiamo sbloccato. Ritratti di famiglia. Abbiamo la bambina, il cane, il minion. Questo non me lo ricordavo. E la direttrice dell'orfanotrofio. Ok. Poi i costumi, ecco. Costume per Gru, vediamo. Devi completare i livelli al 100% per poter sbloccare i vestiti per Gru. Ok, oh, ho sbagliato. Per sbloccare i costumi per Gru, mentre per i minion, combattenti, Walmart, mostri universali, ok, e scagnozze. Ma guarda, io li lascio predefiniti e basta. Ti giuro vorrei vedere i codici.